premio nonino in questa giornata? Siete un piacere, bien sûr, sans doute, un gran piacere. Un enorme piacere, naturalmente. Enorme piacere. Sì, onore di ça. Sono molto onorato. Per me, per la letteratura in generale, perché per gli scrivani è una molto jolie sensazione quando vedono che le persone sono interessate. Sono onorato e sono lieto per me e per la letteratura in generale. Per uno scrittore vedere tanto entusiasmo, vedere che c'è amore nei confronti della scrittura è veramente un privilegio. Ecco, secondo lui in questo mondo che corre così veloce, dove c'è molto internet e molto smart, c'è ancora tempo per la riflessione, per la letteratura, per il pensiero? Per riflessire, per pensare. Oui, bien sûr, c'est toujours il y a du temps pour cela. Certamente, si deve sempre trovare il tempo per riflettere, per pensare. Cosa non le piace e cosa gli piace invece di questo nostro mondo, di questi giorni di oggi che stiamo vivendo, così complicato? Che vous aimez dans ce monde d'aujourd'hui e qu'est-ce qui ne vous plaît pas du tout par contre? Ça ne me plaît pas du tout, c'est la bruit, trop de bruit. Una cosa che detesto davvero è il rumore, il livello di rumorosità dei nostri tempi. Ma in Albania cosa ne pensa della situazione attuale delle donne in Albania? Que pensez-vous de la situation actuelle des femmes en Albanie? Oui, il y a quelques difficultés qui viennent d'histoire, mais quand même ils sont déjà dépassés. Ci sono state, forse persistono ancora talune difficoltà che derivano dalla storia del nostro paese, però direi che siano in via di risoluzione. Le femme albanese sono come le altre, ma no, non può dire. Posso davvero dire che oggi le donne albanesi sono come tutte le altre. Invece l'Albania è più paese balcanico o più votato verso l'Occidente? Est un pays qui est encore un pays des Balkans, entre guillemets, ou qui est davantage tourné vers l'Occident aujourd'hui? Mon opinion, c'est que tout le Balkan, il est tourné vers l'Occident, il doit être tourné vers l'Occident. Il n'y a pas autre direction que l'Occident. Parce que les Balkans sont à la fondement de. Il était au fondement de l'Antiquité historique gréco-romane. Les Balkans se trouvaient au centre de l'histoire européenne des Balkans. Direi che tutti i Balcani oggi sono rivolti verso l'Occidente, è così e deve essere così. Del resto la storia dei Balcani ci ricorda che la lunga tradizione greco-romana, eccetera, i Balcani erano al centro dell'Europa e questa centralità è ancora un elemento pesante che deve pesare. Io volevo chiedere l'ultima cosa, l'ultimissima. Lei è stato molto tempo lontano dal suo paese, ha vissuto e ha combattuto contro un regime. Volevo sapere il suo pensiero su questi spostamenti di massa di popolazioni che arrivano in Europa, tanti per scappare da regimi totalitari e pericolosi. Regime totalitaire et dangereux. Que pensez-vous de ces migrations de masse? C'est la chose la plus triste. Queste migrazioni di massa sono davvero una cosa tristissima. Si arriverà a una soluzione? Qua all'altro mondo, sa. Non si può trovare un modo più disperante che sa. Non si può trovare un altro modo per definire questa situazione. Disperante, tristissimo. Ci sarà una soluzione? Y aura-t-il une solution? Je crois que la soluzione viendra graduellement. La soluzione si troverà gradualmente, io credo. Va bene, grazie.